Andate e fate discepoli tutti i popoli. Questo era lo slogan della GMG del 2013. E questo passo del Vangelo di Matteo è alla fine del Vangelo. Sono gli ultimi versetti del Vangelo che concludono l'esperienza di Gesù. E sta salutando i suoi discepoli e porge un invito: andate e fate discepoli. Ecco, la parola discepoli è al centro di questo messaggio. E il discepolo chi è? Il discepolo è colui che condivide la vita del maestro, colui che si pone all'ascolto della sua parola. Ecco, questa parola, condividere, sappiamo che Gesù è un maestro che ha un modo particolare di insegnare. Gesù non fa troppe prediche, se le fa sono sempre legate alla sua vita, alla sua esistenza, alla sua missione. Gesù spinge i suoi discepoli ad essere condivisori della sua esistenza, a condividere. E che cosa significa condividere? Ormai siamo troppo portati a usare questa parola nel mondo social, condividiamo tante cose, condividiamo i post, condividiamo i link, condividiamo un'immagine, condividiamo. Ma che cosa significa condividere? Condividere significa lasciare che una parte di noi raggiunga l'altro. Perché quando noi postiamo qualcosa, che cosa succede? Veniamo colpiti da una frase e quella frase riassume un nostro modo di vedere, un nostro modo di pensare, un nostro modo di essere. E quindi quella parte di noi vogliamo che anche gli altri ne siano partecipi. Allora cerchiamo di lasciare che l'altro entri nella nostra vita. Ma questo movimento, che è dare qualcosa di sé, trova anche una risposta. Perché quando io condivido, e questo lo viviamo più quando condividiamo gioie e dolori, quando io condivido una sofferenza con qualcuno, quando io condivido una gioia con qualcuno, oltre a dare qualcosa di me, ricevo che cosa? La sua vicinanza. Quindi la condivisione ha questo doppio binario, questa doppia strada che ci aiuta a condurre. Io do una parte di me e ricevo qualcosa dall'altro, ricevo la partecipazione alla mia vita. Questo significa essere discepoli di Gesù, condividere la vita di Cristo. E questo è il centro del Vangelo. Gesù dice: chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ebbene, essere discepoli di Gesù significa condividere, prendere parte alla sua missione di salvezza del mondo. Ed è bello perché il passo del Vangelo ha due verbi: andate e fate, due imperativi, fate, fate, fate. Tante volte ascoltiamo questa parola, questo fare che diventa quasi il nostro imperativo principale, dobbiamo fare, perché se facciamo lasciamo un segno nel mondo. Lasciamo un segno del mondo. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare i discepoli, lasciare che anche gli altri prendano parte della vita di Cristo. È un impegno grande fare testimonianza, fare posto nella nostra vita a Cristo, affinché anche gli altri partecipino e condividano questa novità, questa bellezza della nostra vita. E poi l'altro verbo, andate, perché ci dice dove. Ed è bello che la GMG del 2013 è una GMG che è preparata da Papa Benedetto. Papa Benedetto scrive il messaggio per quella GMG. E quando all'inizio dice cosa bisogna fare ai giovani, lascia proprio questo: un messaggio grande. Dovete essere missionari. Perché missionari significa essere discepoli, che significa porsi nell'ascolto della parola. Perché? Perché Cristo ha bisogno di voi. Questo è il nostro compito. Dove? Il Papa
Papa Benedetto lascia due bei compiti ai giovani, lascia due luoghi. Il primo luogo è particolare. Nel 2013 già parla dei primi social e dice: il mondo di internet diventa il luogo dove voi giovani potete lavorare, dove voi giovani potete condividere, quella parola che abbiamo detto all'inizio, la condivisione. E Papa mette in guardia anche dai pericoli che il mondo social può avere, ma spinge i giovani ad avere uno sguardo, a vivere quel luogo, non per fare follower, non per diventare influencer, ma per farlo alla luce di Cristo, diventare uomini che condividono non cambiamenti di moda, cambiamenti di immagine, cambi di mentalità, di ideologie, ma uomini che cambiano il mondo e che raggiungono tutti. Sappiamo bene, quando il telefonino che portiamo nelle mani ci aiuta e ci rende partecipi di tutto il mondo, possiamo sapere le notizie e possiamo entrare in contatto con tutto il mondo. E il Vangelo ci spinge a tutti. E infatti il secondo luogo che Papa Benedetto invitava ai giovani ad abitare era proprio la mobilità, perché sappiamo bene, quando uno si muove, quando uno viaggia, quando uno incontra la novità, incontra un volto, incontra un'altra persona, e lì allora la condivisione non è soltanto virtuale, ma diventa una condivisione reale. E Papa Benedetto quasi unisce i due mondi, il mondo virtuale e il mondo reale, e ci spinge e spingeva i giovani, spinge ancora oggi i giovani a visitare, ad abitare il mondo reale delle persone che gli sono più vicine, più accanto, dovunque essi si trovano, ad alzare, direi quasi ogni tanto la testa dal cellulare, ad alzare anche nei luoghi più impensabili. Quante volte ci capita di viaggiare sul treno e nessuno più parla, siamo tutti dietro al cellulare, alzare e avere il luogo reale dove poter condividere. Allora raccogliamo questo impegno grande di fare discepoli tutti, condividendo la nostra vita, condividendo la vita di Cristo che è venuto per farci suoi amici, figli del Padre.